Sabato 21 e domenica 22 sul versante occidentale del gruppo del Morrone tornerà la manifestazione Rifugi Aperti del Mediterraneo 2018. Per esaltare la bellezza e la fruibilità dei rifugi appenninici, la Commissione regionale Rifugi ha infatti organizzato una articolata manifestazione che consentirà di porre in essere le diverse funzioni delle strutture in quota: ospitalità, soccorso, didattica, promozione, ricerca scientifica e socializzazione. La manifestazione è stata presentata ieri a Pescara dall'assessore al turismo Giorgio D'Ignazio, dal presidente del CAI Abruzzo Gaetano Falcone, dal presidente della Commissione regionale Rifugi Marcello Borrone e dal rappresentante della Commissione Tutela Ambiente Montano del CAI Carlo Iacovella, oltre al direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Francesco Di Filippo. Il discorso legato ai rifugi, ha detto l'assessore al turismo D'Ignazio, è legato ad un'operazione culturale di grande livello che consente di arricchire il nostro pacchetto montagna. L'evento gode del patrocinio del gruppo Abruzzo, del Club Alpino Italiano e delle sezioni di Popoli e Pescara. La manifestazione si svolgerà in due giornate, nelle quali si prevedono per gli escursionisti partecipanti dal sabato la salita da Bagnaturo per il rifugio di Colle delle Vacche e il successivo pernottamento nei rifugi di Iaccio Grande e Iaccio della Madonna. Nella giornata del 22 luglio gli escursionisti che avranno pernottato percorreranno l'area cresta del gruppo del Morrone e si ricongiungeranno al gruppo che risalirà la mattina dal centro forestale al rifugio di Montecorvo. Nella giornata domenicale, oltre all'accoglienza dei partecipanti e ai saluti delle autorità, avrà luogo un momento di riflessione scientifica e un pranzo informale preparato con prodotti locali o di filiera corta con il patrocinio di Slow Food.